Un nuovo progetto di legge contro il gioco d'azzardo andrà in discussione fra qualche settimana alla Regione Emilia-Romagna per tentare di limitare l'offerta spasmodica di slot machine e sale da gioco e tutelare gli utenti più deboli, soprattutto i minorenni. La nuova legge proposta dal Movimento 5 Stelle andrà ad integrare le varie ordinanze messe in atto dai singoli comuni sul territorio, sostenendo le amministrazioni che decidono di limitare il gioco nelle varie controversie legali che potrebbero scaturire a seguito delle nuove normative delle giunte, come di fatto avvenuto a Faenza, quando Palazzo Manfredi fu portato davanti al TAR per aver limitato gli orari di apertura delle sale da gioco, risultando poi vincitore. Nella nuova proposta di legge, al momento, sono previsti degli sconti sull'aliquota IRAP per gli esercenti che decidono di non installare macchinette nei propri locali, un conseguente aumento invece per i titolari che dovessero prendere la decisione contraria. Queste ultime maggiori entrate andrebbero a confluire in un fondo regionale, a cui parteciperanno con una percentuale anche i comuni con gli incassi delle sanzioni nei confronti dei gestori inadempienti, che servirà a finanziare tutte le attività di contrasto al gioco d'azzardo, come la promozione del marchio regionale Slot Free Emilia-Romagna e la tutela legale delle amministrazioni comunali in eventuali contenziosi. Previsti anche degli aiuti economici a favore di quelle persone che sceglieranno di intraprendere un percorso di cura ufficiale con la presa in carico dell'AUSL e la gratuità delle stesse cure. Secondo punto importante della proposta di legge è l'introduzione di un distanziamento metrico, forma di contrasto esistente in altre regioni ma non in Emilia-Romagna. Impedire quindi l'apertura di sale gioco e centri scommesse entro il chilometro di distanza da scuole, parchi pubblici, ospedali o altri luoghi ritenuti sensibili, facendo leva sulle norme che salvaguardano la salute pubblica. Un provvedimento che a Faenza andrebbe ad arricchire alcuni divieti introdotti nel RUE, che hanno classificato come interdetti alle nuove sale da gioco il territorio cittadino all'interno delle mura, il borgo d'Urbecco, il centro storico di Granarolo e la zona di Oriolo dei Fichi. Inoltre, il progetto di legge del Movimento 5 Stelle prevede l'azzeramento dei contributi regionali a tutte quelle associazioni e manifestazioni che pubblicizzino direttamente o indirettamente il gioco d'azzardo e il divieto di vendita e somministrazione all'interno degli ospedali di lotterie istantanee come Gratta e Vinci e ad estrazione. Altro malcostume che con la legge si vorrebbe contrastare sarebbe la pubblicità di sale da gioco sul territorio e online all'interno dei cinema, spot molte volte presenti sul grande schermo prima delle proiezioni dei film. Infine, come per i distributori di sigarette, l'obbligo di utilizzare la tessera sanitaria o la carta d'identità elettronica per poter accedere alle slot, in modo da impedire ai minorenni di giocare.